Ragazzi, eccoci a vedere l'altro esercizio, il secondo esercizio per migliorare appunto la nostra voce. Quindi abbiamo prima sperimentato l'esercizio numero uno, quello da fare sempre per primo in assoluto, che potremmo chiamare di relax e consapevolezza, cioè respirazione di consapevolezza e rilassamento. Ora invece facciamo il secondo esercizio che diciamo a me piace chiamare lo sbadiglio non sbadigliato, e adesso capirete subito perché. Perché in sostanza si tratta di agire come se stessimo per sbadigliare, ma in realtà non sbadigliamo. Questo esercizio sostanzialmente ci permette di attivare tutta la zona appunto della gola, tutta la zona legata alle corde vocali. E soprattutto ci permette anche di nuovo di lavorare a livello della respirazione diaframmatica e quindi di emettere con consapevolezza un suono, che questo appunto, questo suono va a migliorare quella che è la nostra voce e soprattutto va a migliorare anche la respirazione, che di conseguenza appunto influenza la voce. Allora, vediamo come si fa questo badiglio non sbadigliato. Ve lo spiego e poi lo proviamo. Innanzitutto apro la bocca e apro la gola come se dovessi sbadigliare, però giusto prima di sbadigliare mi trattengo e non sbadiglio. Quindi praticamente sono lì quasi per sbadigliare, pronta, ma non sbadiglio. Come lo faccio? Lo faccio controllando il mio respiro. Quindi in questo modo, anziché sbadigliare, io inspiro, controllo il mio respiro e anziché sbadigliare, emetto un suono, una A, un suono di questo genere, che praticamente partirà dal diaframma, dalla zona dal diaframma, dove io ho raccolto l'energia, diciamo, esplosiva, no? E dal diaframma praticamente passerà al petto. Dalla pancia, quindi passa al petto, che diventa la nostra cassa di risonanza. Emetterò questa A fino a sgonfiare, diciamo, i polmoni, la mia riserva d'aria. In questo modo, chiaramente, lavorerò sia per sciogliere il diaframma, sia per aprire il petto e sia per lavorare appunto su quella che è la parte della gola, che l'avrò preparata nel modo giusto, nell'apertura giusta e sollecitata in questa emissione di questo suono che è una A. Ve lo faccio vedere. Quindi apro la bocca. E vado avanti più a lungo, ovviamente, per quanto posso, fino a che non ho finito la mia riserva d'aria. Questo cosa comporta? Comporta che appunto io sollecitando il diaframma e sollecitando e portando, diciamo, questa energia dal diaframma al petto, sentirò che nell'emissione del suono vibra il mio petto, quindi questa zona, diciamo, diventa la mia cassa di risonanza e questo farà sì che la mia gola non sarà sollecitata, perché spesso quello che noi facciamo in realtà è, anziché esprimerci parlando appunto dal diaframma al petto, usando il petto come il diaframma, la zona della pancia del petto come cassa di risonanza, molto spesso, ve ne accorgete perché vi manca il respiro, usiamo soltanto la parte finale, cioè usiamo la gola. Qualcosa che è assolutamente non corretto perché chiaramente sollecita troppo le corde vocali, non dà una buona, come dire, impressione della nostra voce, della nostra sicurezza, perché ci fa sembrare in apnea e quindi di conseguenza in apnea se siamo di nuovo in quella situazione appunto di stress e come dire, di istinto di sopravvivenza. E questo sappiamo che è deleterio per il nostro benessere. Provate e lasciatemi i vostri commenti. Grazie e alla prossima. Ciao!